adesso ci spostiamo, andiamo a Pralongo di Valsoldo, dove c'è la nostra Rossella Ricchiuti, per parlare di Federico Lugato. Federico Lugato, 39 anni, è scomparso, è partito per fare una passeggiata in montagna ed è scomparso da una settimana. È scomparso esattamente il 26 agosto, appunto durante un'escursione sulle Dolomiti Bellunesi. La moglie Elena dice: è vivo ed è fuori lì da qualche parte che ci aspetta. Oggi è l'ottavo giorno appunto che Federico non dà notizie di sé, il tempo stringe, noi sappiamo che in passato sono state trovate persone vive anche dopo 11 giorni in situazioni simili. Intanto le ricerche, anche con l'impiego di elicotteri, si concentrano in una zona impervia dove il cellulare di Federico è stato tracciato grazie alle celle telefoniche, insomma il posto dove è risultato attivo per l'ultima volta. Tanti volontari impegnati in questa ricerca. Andiamo subito però a Pralongo di Valsoldo, dove c'è Rossella Ricchiuti, e con lei c'è Elena Pancera, la moglie di Federico Lugato, che ringraziamo. E insomma, Elena è qui perché vuole lanciare anche un appello. Allora, a te, Rossella. Sì, esatto, Roberta, proprio così. Io sono con Elena Pancera, la moglie di Federico. Vedete, qui alle mie spalle c'è l'auto di Federico, perché quel giovedì 26 agosto è proprio qui che Federico ha parcheggiato e poi ha imboccato un sentiero, un percorso di 10 km che è ad anello. Può essere preso sia da questo lato che da quest'altro. In realtà poi si ritorna nello stesso punto. E come dicevi tu, Roberta, le ricerche non si fermano da 8 giorni, a una corsa contro il tempo. Io vorrei chiedere a Elena, che è qui con me, era un percorso che Federico aveva già fatto in passato? Sì, almeno una volta Federico aveva fatto questo percorso in inverno, tra l'altro, quindi con una difficoltà maggiore. Ci tengo però a dire che, ecco, dopo 8 giorni io non ho più quella sicurezza delle affermazioni che ha riportato la collega, la tua collega. Ovviamente dopo 8 giorni non ho più la sicurezza di trovarlo vivo. A questo punto la priorità è trovarlo. E per me è fondamentale capire, riuscire a ricostruire il percorso che ha fatto, perché come dici tu è un percorso ad anello, però che è stato ormai battuto in lungo e in largo da tutti i soccorsi che hanno veramente dispiegato ogni energia, ogni forza per cercare Federico, e quindi diciamo che le ricerche si stanno un pochino allargando. Le possiamo chiedere perché non è, appunto, noi avevamo letto le sue dichiarazioni nelle ore scorse dove diceva Federico ha una tempra forte, è abituato a questi tipi di sentiero, insomma era, mi passi il termine, no, ottimista sul fatto che si potesse trovare il suo compagno, il suo marito vivo. Perché adesso non lo pensa più? Perché sono passati troppi giorni? Cosa è cambiato nel suo sentimento? Allora, la speranza ovviamente c'è, perché appunto le storie positive ci sono, i miracoli ci sono. Io però appunto mi rendo conto che sono passati 8 giorni, quindi insomma ogni ora che passa in montagna può essere assolutamente decisiva per il ritrovamento di una persona. Elena, tra poco torniamo da lei, vediamo la ricostruzione, appunto Rossella, ci avete già spiegato che tipo di sentiero ha preso Federico 7 giorni fa, andiamo a ripercorrere che tipo di sentiero ha fatto, quali problemi potrebbe aver avuto, quali sono stati gli ultimi segnali, parlavamo anche della cella del suo telefono cellulare, vediamo. Dove è Federico? Lo cercano da 8 giorni, ma di lui ancora nessuna traccia, è scomparso. È giovedì mattina della scorsa settimana. La zona è quella delle Dolomiti Bellunesi. Federico Lugato, 39 anni, della provincia di Venezia, e la moglie Elena Pancera, originaria del posto, sono arrivati il giorno prima, ci tornano 2 volte l'anno. Federico, uno sportivo esperto di montagna, decide di fare una passeggiata su un sentiero che conosce. C'era già stato diverse volte, anche in inverno. È una passeggiata facile, 10 km percorribili in 3 o 4 ore.
a tal punto che Federico decide di affrontarlo da solo. Prima di partire alle 9 prende con sé uno snack e assicura la moglie che sarebbe rientrato per pranzo. Parcheggia l'auto all'inizio del sentiero e si incammina, ma di Federico si perdono le tracce. Alle 10:30 la moglie gli scrive su WhatsApp, ma non compaiono i segni di spunta. Quando non lo vede tornare per pranzo si preoccupa e lancia l'allarme con il 118. Da quel momento ritrovare Federico diventa l'unico pensiero di Elena. Una sola domanda a cui si cerca risposta da quel giovedì: dov'è Federico? Sono in tanti a chiederselo. In tanti, anche chi non l'ha mai conosciuto, e sono accorsi. Così da 8 giorni non si fermano le ricerche, ogni minuto è utile per trovare Federico in quella che è una corsa contro il tempo. Le ricerche di Federico stanno continuando col massimo impegno e l'impiego di numerosissimi militari, civili, soccorritori, volontari. Le cose si stanno allungando coi tempi, si stanno complicando, il lavoro fatto è stato enorme, l'impiego delle risorse è molto importante, con 4 elicotteri, droni, tutta la tecnologia a disposizione nostra, la Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Civile. Non possiamo sicuramente abbandonare le speranze, andiamo avanti convinti che prima o poi il risultato arrivi e speriamo di trovarlo vivo, anche se siamo consapevoli che dopo 8 giorni la situazione sicuramente si sarà complicata anche per lui. Le ricerche continueranno almeno fino a domenica, ma se fino ad allora non ci saranno novità, si deciderà se proseguire o alzare bandiera bianca. Intanto Elena lancia l'ultimo appello ai soccorritori esperti: se potete, aiutateci a trovarlo. Rossella, vorrei fare una domanda ad Elena. Io prima ho riportato le sue parole di speranza, ma Elena, tuo marito com'era attrezzato? È partito con che tipo di attrezzatura? Aveva magari con sé acqua, viveri, che tu sappia? Aveva una borraccia e aveva uno snack, perché appunto poi la sua idea era quella di tornare per pranzo. Quello che posso dire, come ho detto nei giorni scorsi, è che lui è una persona con una tempra fantastica. Quindi effettivamente se c'è una persona che può essere protagonista di un miracolo è lui. E è una persona peraltro molto allenata, in perfette condizioni psicologiche, mentali, emotive, fisiche, assolutamente capace di fare un po' di tutto. È un ex scout, capace comunque anche di arrampicare, pur non essendo un professionista, insomma, amante della montagna. Quindi ecco una minima speranza che lui sia lì fuori vivo c'è. L'importante però è trovarlo a questo punto, e questi 4 giorni sono assolutamente fondamentali per sfruttare, ecco, tutte le risorse possibili. È per questo motivo che io voglio lanciare 2 appelli. Innanzitutto, se qualche persona lo potesse aver visto, la invito, ecco, a contattare i carabinieri, il 118, insomma, e avvisare di questo possibile avvistamento. Lui è uscito di casa con dei pantaloncini corti, una felpa blu con la zip, una polo viola bordeaux, uno zaino antifurto nero, quindi non uno zaino tecnico da montagna, ma uno zaino senza orpelli, e 2 bacchette da Nordic Walking. Quindi una figura abbastanza riconoscibile, soprattutto tra quella gente di montagna che è abituata, certo, a salutarsi e riconoscersi. E noi abbiamo questi giorni in cui peraltro c'è un sole meraviglioso per cercarlo, e perché appunto noi abbiamo la garanzia dal prefetto che almeno fino a domenica verranno impiegate tutte le forze per cercarlo, e da parte nostra, dei civili, degli amici, della famiglia d'origine di Federico, ecco,
stiamo chiamando a raccolta tutto il meraviglioso popolo della montagna, i migliori escursionisti, le migliori escursioniste, unità cinofile che a livello volontario possano venire qui e aiutarci a setacciare ancora una volta tutta la valle, perché veramente stiamo cercando dappertutto. Abbiamo lanciato una raccolta fondi. Le posso chiedere, ma lei che idea si è fatto? Che cosa potrebbe essere accaduto effettivamente a Federico? Cioè, in questo sentiero c'erano dei pericoli, c'era stato maltempo? A questo punto non ho idee. Purtroppo. Sa che si era diffusa la voce. Come conosciamo Federico? Si era diffusa la voce di un avvistamento, poi è stata smentita. Però immagino lei in queste ore avrà pensato, è scivolato, ha avuto un malore. Certo. A questo punto ogni ipotesi è ugualmente valida, ovviamente, perché non ci sono tracce, è questo il problema. Quindi noi cerchiamo tracce fisiche, appunto i bastoncini, il cellulare, le chiavi, il marsupio, le cose che aveva con sé, e oltre ovviamente a lui. E cerchiamo persone che possano effettivamente averlo visto, perché anche queste ci potrebbero aiutare a ricostruire almeno quella mattinata, il suo percorso. Esattamente. Sentiamo anche la testimonianza raccolta dalla nostra Rossella Ricchiuti, che è con lei, di Nicoletta, che è la sorella di Federico. Com'è Federico? È una persona razionale, posata, e per cui appunto se ha pensato di fare un giro probabilmente è qui. È esperto di montagna Federico? Sì, Federico spesso va in montagna, conosceva la zona e ha fatto questo percorso anche con la neve un anno, per cui era una zona che lui frequentava, insomma. È uno sportivo anche? Sì, è uno sportivo. Insomma, va a correre, fa attività, ha fatto un corso di arrampicata per 2 anni, senza però poi andare insomma in montagna, però comunque conosce anche quelle tecniche, ma insomma è in salute. Una persona anche, diciamo, cosciente del suo stato, che riesce anche nelle situazioni un po' di panico a controllare, insomma, queste situazioni. Potrebbe essere capitato un malore che magari l'ha fatto allontanare dal sentiero che doveva percorrere, ed era quello che aveva pensato di fare insomma la sera prima, quindi forse malore, forse è caduto il telefono e per prenderlo magari è caduto anche se insomma, e non ci spieghiamo insomma questa sparizione, però stiamo cercando con tutte le forze insomma per trovarlo, perché c'è ancora la possibilità e vorremmo andare fino in fondo. Sono trascorsi 8 giorni, ma 8 giorni in cui non avete perso la speranza? Assolutamente. Anche perché è una persona comunque sportiva, resistente e ingegnosa nel trovare delle soluzioni anche per gli altri, quindi speriamo le abbia trovate anche per sé. Rossella, allora ringraziando ovviamente Elena, la moglie di Federico, mandandole un abbraccio da qua, un incoraggiamento ancora a crederci nel miracolo, come ha detto prima. Anche in questi minuti si sta cercando Federico incessantemente, ti chiedo Rossella. Sì, esatto Gianluca, al momento ci sono 60 persone impegnate nella ricerca di Federico, ci sono 20, di cui 20 sono volontari del soccorso alpino. Queste 60 persone sono tutti esperti, chiaramente appartenenti alla Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia, Protezione Civile. Lo si cerca con elicotteri, droni, tantissime unità cinofile, ci sono qui tantissimi cani addestrati pronti a captare qualsiasi segnale di Federico. E chiaramente le ricerche non si fermeranno fino a domenica, proseguiranno fino a che non si otterrà un risultato. È una corsa contro il tempo, ma si spera di ottenere qualcosa. Grazie Rossella, grazie Elena per questa sua testimonianza.